Buonasera, eccoci amici di Teleprima, ben ritrovati e soprattutto ben tornati con il nostro format L'inchiesta. Ci eravamo lasciati con la prima parte, ci stavamo e ci stiamo occupando tuttora dei Regi Lagni. Prima di inoltrarci nel merito della nostra inchiesta, vi ricordo i nostri appuntamenti. Domani replica questa puntata alle ore 9 e poi alle ore 15. Seguiteci anche sui nostri profili social, Facebook, Twitter e quant'altro. Bene, abbiamo scoperto delle grandi cose, davvero penso che stiamo facendo un bellissimo lavoro appunto di inchiesta. Siamo stati sul posto dove praticamente l'abbiamo ribattezzato la base dei veleni. Base dei veleni perché? Perché siamo stati sull'impianto di depurazione di Villa Literno. Io vi faccio un breve riassunto per chi si fosse perso la prima parte. Nel 2012 la Regione ha stanziato 230 milioni di euro per la bonifica dei Regi Lagni. 2 anni dopo, sempre con l'amministrazione Caldoro, la Regione Campania stanzia altri 65 milioni di euro. Ad oggi, purtroppo, i risultati sono quelli che tra poco andremo a vedere. Aumentano le morti per tumore, leucemia. E quindi ci siamo accorti che queste acque contengono ogni tipo di rifiuto. Bene, siamo in esclusiva per voi, telespettatori. Le telecamere di Teleprima sono andate, siamo andati sul posto, come dicevo poc'anzi, dove sorgono, dove sono stati installati gli impianti di depurazione. Io quindi partirei con il primo servizio e poi ritorniamo in studio. A Villa Literno, in questa stradina, sono ubicati gli impianti di depurazione dei Regi Lagni, un guado che a poco dipana oggi più che mai quello che resta della Campania Felix e quella che una volta gli antichi romani chiamarono la Terra dei Mazzoni o Campostellato. Il manto stradale che spiana la strada è stretto e tortuoso. L'asfalto ai lati della carreggiata è visibilmente penetrato dai grossi pneumatici, segno evidente dei camion che vi passano giornalmente. L'aria putrida, quasi irrespirabile, arriva direttamente alle narici, lezzi ed odori nauseabondi, spinti dalla mano implacabile del vento che soffia forte. Baracche, case abbandonate, un tetro e macabro scenario, degno delle migliori pellicole dell'horror. La folta vegetazione, mentre ci accingiamo ad arrivare verso la base dei veleni, cela un pascolo di bufale, che candidamente ed inconsapevolmente sostano in quei terreni. Lo scempio è a portata di mano, ma non interessa a nessuno. Dopo qualche chilometro e con tanta prudenza arriviamo dinanzi ai cancelli dei depuratori che dovrebbero filtrare l'acqua dei Regi Lagni, ma così non è. Riusciamo a rubare qualche ripresa delle enormi vasche, preferiamo però non farci identificare. Le telecamere potrebbero destare qualche sospetto e tanta preoccupazione. Visti i risultati, dopo i milioni di euro spesi, probabilmente a vuoto. Ecco, queste erano le immagini che abbiamo raccolto per voi in esclusiva. Davvero non è stato facile, non è stato semplice spingerci fin dove i pochi osano. Avete notato, l'ho sottolineato anche nel servizio, la strada segnata dai grossi pneumatici, a segno appunto che camion passano e ripassano e poi quelle acque che davvero vi possiamo garantire sono davvero nere, cariche, cariche di fango e di qualsiasi altra cosa. Bene, lì era Villa Literno e il depuratore di Villa Literno, un nome che impazzava anche nella nostra prima parte dell'inchiesta, era quello dell'imprenditore Alfonso Gallo. Il depuratore di Villa Literno è gestito dalla Clanius SPA e fa riferimento proprio all'imprenditore Alfonso Gallo.
Un altro impianto di depurazione, poi lo vedremo più là, è quello di Caivano, gestito dalla società che si chiama Acherus, e il titolare, il responsabile di questa società che gestisce l'impianto di depurazione sul territorio di Caivano, quindi siamo in provincia di Napoli, è Alessandro Di Ruocco. Un altro nome invece interessa questi imprenditori è quello di Luigi Ucciero. Fondamentalmente il problema è sempre lo stesso: chi controlla, chi dovrebbe controllare? Il problema dei Reggilagni fondamentalmente abbiamo capito che sono i depuratori, quindi le acque sono sporche, le acque sono cariche di materiali tossici, proprio perché alla base non c'è un controllo sull'impianto di depurazione. Questi diciamo che poi c'è tutto un percorso, c'è tutto un iter prima che poi queste acque reflue vengano sversate a mare, dovrebbero essere ripulite appunto tramite il sistema di depurazione, ma così non è. Più avanti vedremo poi come arrivano queste acque alla foce. Quindi fissiamo l'attenzione sull'imprenditore Alfonso Gallo, che gestisce il depuratore di Villa Literno, quindi con la Clanius SRL. Un particolare abbiamo notato durante le riprese dinanzi all'impianto di depurazione: le acque in entrata praticamente sono di un colore leggermente più chiaro, in uscita invece, quando vengono poi sversate a mare, quest'acqua è carica, è nera, è davvero color morte e porta con sé di tutto. Ritorniamo invece ad Alfonso Gallo, Luigi Ucciero e Alessandro Di Ruocco. Tutti e tre quindi sappiamo che sono stati raggiunti da un avviso di garanzia, per cose che poi vi spiegheremo più avanti. Quindi questo è il dramma dei Reggilagni, questo è il dramma dell'impianto di depurazione, 300 milioni di euro possiamo dire buttati o spesi male. Fate vobis, cari telespettatori. Bene, ritorniamo tra qualche minuto, lanciamo il nostro spot pubblicitario. Live Ticket, sistemi e soluzioni di biglietteria per strutture ed operatori, attraverso strumenti di ultima generazione, veloci, semplici ed efficaci. Live Ticket, le tue prevendite a portata di mano su liveticket.it. Took a pill in Ibiza to show Fiji I was cool. What a funny guy, sober up 10 years old, motherfucker, there was something to do. I'm living out in L.A. I drive a sports car just to prove that I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spent it on girls and shit. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster all alone. You don't wanna ride the bus like this, never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Yeah, I know, I sang your songs, I sang your songs. Oh, I know, I sang your songs, I sang your songs. Shot. I get along with old timers, cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep it down, no, cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. You don't wanna be high like me, never really know. Penso que un sueño parecido no volverá más. E mi pintava las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me llevó y me hizo volar en el cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh.
que son. Y mientras ya en el mundo se alejó despacio de mí, una música dulce tocada solo para mí. Un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso el viento rápido me llevó. Y me echó a ir a volar en el cielo infinito. Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh. El blu, dipinto di blu, felice. Un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso en el viento rápido me llevó. Y me eché a volar en el cielo infinito. Eccoci, eccoci telespettatori, ben ritrovati, bentornati. Ci eravamo lasciati con il solito nome, quello che ormai impazza, Alfonso Gallo. Prima di andare avanti, prima di proseguire con la nostra inchiesta, vi ricordo che nel 2014 il secondo bando di gara per la riqualifica, la bonifica dei reggilagni e delle vasche che contengono i fanghi, ad aggiudicarsi quella gara è stata appunto la GECO. E a capo della GECO c'è sempre l'imprenditore Alfonso Gallo. In più c'erano altre tre società, di cui una spagnola, la DAM, ovvero la Depuración Aguas del Mediterraneo, poi c'era l'Infratec e il Consorzio Stabile, tutte società, da quanto abbiamo saputo, che girano intorno appunto alla GECO. Ricordiamo il bando di gara aggiudicato per 65 milioni di euro. La situazione dei reggilagni è una situazione che viene da lontano. Questi canali artificiali nati ai tempi dei Borbone, lunghi 56 km e che si estendono su un bacino di 1095 km quadri, attraversano tutta la provincia di Caserta e parte della provincia di Napoli. E proprio sulla provincia di Caserta, qualche mese fa, a salire ecco, sulle cronache nazionali è stato proprio il sindaco di Marcianise, che praticamente ha chiesto la chiusura del depuratore
proprio perché i miasmi, gli odori maleodoranti la notte non evitano, ecco, non fanno respirare, quindi evitano il normale riposo sia diurno che notturno, ma soprattutto quei miasmi, quegli odori sono davvero nocivi per la nostra salute. Il no del comune, spiega il sindaco di Marcianise Antonello Velardi, blocca di fatto al 31 dicembre l'attività del depuratore che serve numerosi comuni della Campania, il cui impatto inquinante ricade tutto e solo sul territorio di Marcianise. Ovviamente la polemica politica non è mancata, continua, chiosa il sindaco dicendo che il sistema regionale di questi impianti era ed è una vergogna. Intanto però quel depuratore continua a sprigionare una puzza insopportabile a qualsiasi ora del giorno e della notte. Speriamo che prima o poi qualcuno se ne interessi. Chiude il sindaco dicendo che la nostra parte invece la stiamo facendo con orgoglio. Non si tratta di avere coraggio, ma semplicemente di fare gli interessi della collettività, senza guardare in faccia a nessuno. Bene, queste erano era il virgolettato del sindaco di Marcianise, quello che vi ho appena letto. Questo virgolettato risale davvero a qualche mese fa. Sulla questione il sindaco si era espresso a favore ovviamente della collettività. Purtroppo il dramma dei Reggilagni è... lo stiamo cercando di spiegare per bene, un dramma di inquinamento, un dramma dove migliaia e migliaia di famiglie sono costrette purtroppo a vedersi ogni anno ammalare qualcuno, quindi in ogni famiglia purtroppo si ammala qualcuno e questo ovviamente non è una cosa bella. Bene, queste erano quindi le parole del sindaco di Marcianise. Adesso invece ritorniamo nuovamente a Villa Literno, ritorniamo dove l'occhio della nostra telecamera è stato ed ha immortalato quello che invece succede sulla foce, ovvero dove il mare inghiotte tutto quello che contengono queste acque reflue, tutto quello che i Reggilagni portano appunto fino alla foce. Siamo stati sull'impianto di grigliatura. L'impianto di grigliatura è praticamente la fase finale, è un impianto che è atto proprio alla rimozione dei rifiuti solidi, quindi plastica, arbusti, ma chi ci lavora e in maniera non proprio esplicita, ma ce l'ha fatto capire, ci ha detto che purtroppo da quelle acque arriva di tutto, carcasse di animali e altre cose simili. Bene, io direi che lanciamo il servizio, ritorniamo in studio e poi lo commentiamo. Pochi chilometri ed arriviamo direttamente alla foce, dove il mare del litorale Domizio inghiotte per volontà dell'uomo liquami, fanghi, carcasse di bufale, cani e gatti ed altri rifiuti tossici. Questo è l'impianto di grigliatura. Gli addetti ai lavori sono restii quando davanti ai loro occhi ci presentiamo armati di microfono e telecamere. Un effimero conciliabolo, poi i cancelli si aprono. Arriva dopo una telefonata e lascia passare affinché le nostre telecamere immortalino in esclusiva l'impianto di grigliatura. Gli operai gentilmente ci spiegano come funziona questa grossa apparecchiatura che vedete. Il nostro compito, dice uno dei responsabili, è quello di estrapolare da queste acque i rifiuti solidi, ovvero plastica, tronchi, scarti tessili e affini. Le immagini sono ineccepibili e ialine. Quelle acque fangose, nere, color morte, consegnano al mare di tutto, quello stesso mare che durante la stagione balneare è affollato dai tanti bagnanti. Insomma, un dramma nel dramma. A cosa è servito investire più di 300 milioni di euro, se poi questi sono i risultati? In Campania, purtroppo, oggi si muore soprattutto per il dramma dei Reggilagni. Ecco, avete visto le immagini, le drammatiche immagini che purtroppo abbiamo registrato per voi
e per la nostra inchiesta. L'impianto di grigliatura, come dicevo prima del lancio del servizio, è un impianto, è la fase finale, ma ben poco purtroppo possono fare i tecnici, gli operai che vi lavorano all'interno. Ci spiegavano appunto che ci sono anche delle ruspe, perché proprio sul confine tra il mare ed i Reggilagni, le ruspe devono andare lì proprio a rimuovere carcasse, come dicevo prima, di animali, di bufale, di cani, di gatti. Purtroppo questa è la triste realtà. Quelle acque, le avete viste, sono davvero cariche di fango, cariche di morte. Purtroppo, in quelle stesse acque poi, durante la stagione estiva, molti di noi vanno lì e quindi usano quel mare per passarci la stagione estiva, per rilassarsi. E questo purtroppo è il dramma dei Reggilagni. Abbiamo deciso di chiudere il servizio così. Bene, ci ritroviamo tra qualche minuto dopo la pubblicità. Live Ticket, sistemi e soluzioni di biglietteria per strutture ed operatori attraverso strumenti di ultima generazione, veloci, semplici ed efficaci. Live Ticket, le tue prevendite a portata di mano su liveticket.it. Show a Fiji, I'm cool. When I finally got sober, I'm 10 years old. Motherfucker, there was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove that I'm a real big baller. Cause I made $1 million and I spent it on girls and shit. But you don't wanna be high like me. Never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster all alone. And you don't wanna ride the bus like this. Never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing. Yeah, I know I sad songs. I sad songs. Ooh, I know I sad songs. I sad songs. Shot. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. You don't wanna be high like me. Never really know. Penso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me llevó y me hizo volar en el cielo infinito. Sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso el viento rápido me llevó. Oh, 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 oh. Nel blu dipinto di blu.
sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso en el viento rápido me llevó. Y me llena a volar en el cielo infinito. Eccoci ritornati in studio. Bene, quindi abbiamo visto tutto l'iter dei reggilagni e soprattutto degli impianti di depurazione, dall'impianto di depurazione fino all'impianto di grigliatura. La domanda che ci siamo posti, la domanda che vi poniamo ovviamente attraverso le immagini, il materiale che abbiamo raccolto è sempre la stessa. Chi controlla, chi dovrebbe controllare? Il problema purtroppo restano i depuratori. Depuratori che sono controllati da persone che purtroppo con l'ambiente e con la salute della collettività non hanno nulla a che vedere. Acque all'apparenza pulite che poi quando sfociano nel mare del litorale Domizio sono fangose, sono cariche di detriti, di rifiuti di ogni specie, come dicevamo prima appunto di carcasse anche di animali, di plastica, di tronchi e quant'altro. Acque che poi si riversano nel mare e che purtroppo lo stesso mare poi è usato dalla popolazione. Quindi abbiamo visto come 300 milioni di euro sono stati spesi, possiamo dirlo, assumendoci tutta la responsabilità in maniera sciagurata, oseremo dire becera. 300 milioni di euro divorati in meno di 5 anni hanno portato a questi risultati. Continuano purtroppo le morti per tumore, per leucemia e continua purtroppo il percorso putrido e fetido dei reggilagni. Vi garantiamo che dove siamo stati, i posti che abbiamo immortalato, in quei posti c'è un'aria irrespirabile, i miasmi sono all'ordine del giorno, case abbandonate, catapecchie abitate da persone di etnia rom vivono lì, in quella stessa area appunto dove sorgono i depuratori,
e nei terreni antistanti a quei depuratori, avete visto, ci sono anche le bufale che pascolano e poi dalla produzione, dalla lavorazione di quel latte si produce quella che tutti amiamo mangiare, la mozzarella. Chissà che cosa ci fanno mangiare. Ricapitolando, quindi, a monte del dramma di questi soldi spesi, bruciati, che sono serviti a non riqualificare, a non bonificare i Reggi Lagni e le vasche che contengono i fanghi, partono, la nostra inchiesta, ecco, e allo stesso tempo il dramma parte da lontano, parte da una, da più di una società, con a capo sempre lo stesso imprenditore, Alfonso Gallo. Eravamo partiti nel 2012 con la Degramont S.P.A., con la Pirozzi, che si erano aggiudicate il primo bando di gara, e nel 2014 con l'emissione del secondo bando di gara, la GECO, con a capo sempre Alfonso Gallo, si è aggiudicata con le altre tre società, lo ricordiamo ancora una volta, la DAM, una società spagnola, l'Infratec e il consorzio Stabile, si sono aggiudicati la gara per il bando di gara per 65 milioni di euro, ed abbiamo visto come sono stati spesi questi soldi, o meglio, come sono stati bruciati questi soldi. La situazione dei Reggi Lagni purtroppo resta, e fino a quando qualcuno non deciderà di intervenire resterà purtroppo un dramma. Prima vi ho letto quello che erano le dichiarazioni del sindaco di Marcianise, dove ha chiesto la chiusura dell'impianto di depurazione di Marcianise, dei Reggi Lagni di Marcianise, appunto obsoleto, superato, un impianto che non funziona più. Ma non, purtroppo i Reggi Lagni, come dicevo anche in apertura, non attraversano solo l'intera provincia di Caserta, ma anche parte della provincia di Napoli. Un paese limitrofo proprio a Marcianise, a San Nicola la Strada, è Caivano, un altro impianto che versa in condizioni pietose, un impianto dove l'acqua dei Reggi Lagni, questi canali artificiali, contengono e purtroppo per volontà, per mano dell'uomo, inghiottono ogni tipo di rifiuto, non solo solido, ma purtroppo rifiuti anche speciali, dagli idrocarburi ai metalli pesanti, e questo si ripercuote non solo sull'ambiente, ma sull'uomo che vive in quei territori, quindi sull'intera popolazione. E questo ovviamente poi va ad incidere anche sulla salute. Siamo giunti quasi in addirittura d'arrivo. Dalla nostra inchiesta è venuto fuori che il problema, lo ripetiamo, lo ripeteremo fino allo sfinimento, sono purtroppo gli impianti di depurazione. Non è l'ultima inchiesta sui Reggi Lagni fatta da Teleprima. Noi continueremo, andremo a visionare altri territori, altri paesi dove purtroppo questi Reggi Lagni passano, dove i paesi che sono attraversati dai Reggi Lagni. Sostanzialmente il problema è che sulle carte sembra tutto in regola, poi invece purtroppo, come abbiamo visto dai nostri servizi, tutti i rifiuti di ogni genere, rifiuti di ogni specie, poi vengono sversati a mare. Nella prossima puntata vi sveleremo altre agghiaccianti verità che partono dalla Campania e giungono in altre regioni d'Italia, molto molto lontano. Un vero sistema che ha incrementato il business della spazzatura. Purtroppo la spazzatura è diventato, ecco, è stata ribattezzata l'oro nero. Fior fior di milioni di euro attraverso lo stoccaggio, la lavorazione, lo smaltimento dei rifiuti da parte di soggetti davvero scellerati.
Io vi ricordo che la nostra puntata, la nostra seconda puntata sui Reggi Lagni è possibile rivederla domani alle ore 9 e alle ore 15. Potrete seguirci anche sulle nostre pagine social, quindi su Facebook, su Instagram, su Twitter. Queste puntate saranno trasmesse anche sul canale di YouTube. Prima di chiudere, quindi le telecamere di Teleprima continueranno a seguire, continueranno a monitorare la vicenda Reggi Lagni, un'inchiesta alla quale teniamo molto, un'inchiesta che ci affascina anche allo stesso tempo, giornalisticamente parlando. Tante sono le novità che vedrete, che avremo modo di raccontarvi nella terza parte della nostra inchiesta. Per stasera quindi è tutto, noi ci lasciamo, chiudiamo qui, ricordandovi che ci vediamo il prossimo venerdì alle ore 21:30, sempre su Teleprima, sul canale 91 del digitale terrestre, per affrontare insieme a voi, per raccontarvi la terza parte dell'inchiesta Reggi Lagni, portata avanti dalla nostra redazione. Grazie per averci seguito e buonasera.